Gentili spettatori, benvenuti sul nostro sito. Questa sera siamo qui a presentarvi il Centro Diurno Anziani di Montefiascone. Per parlare di questo centro sociale molto importante e vitale per la città, sono con noi la vice sindaco di Montefiascone, avvocato Orietta Celeste, quindi a seguire il presidente Ugolini Arcangelo e ancora la segretaria Ricci Anna Maria. Vogliamo fare questo discorso perché lo riteniamo opportuno e senza perderci in troppi rivoli chiamiamo subito in campo il Presidente. Signor Arcangelo, ci dia l'entità del centro che lei presiede. Dunque, la cosa più bella è che abbiamo 400 iscritti in genere, più abbiamo oltre i 400, 200 sopra 80 anni. Poi abbiamo anche le persone da 90 anche in avanti. E quanti sono questi novantenni? Novantenni sono una quindicina. Ecco. Ottantenni la metà. Ecco, un circolo molto giovane, quindi... Voglio dire una cosa, quando sono entrato io, mi si è avvicinata una donna di 84 anni e mi ha detto, Presidente, io sono malata. Io ho detto, ma perché? Dice, ma io mi guarisco giovedì. Perché? Dice, devo mettere scarpe belle, devo farmi il vestito, devo andare a farmi i capelli e devo venire a ballare lì. Dice, allora mi guarisco. Io ho detto, sono rimasto sorpreso. Ma dico, come mai? Allora è il punto principale che io gestisco questo centro, perché dobbiamo portare le persone alla salute, perché ballando, facendo quello, facendo quell'altro, alla salute. A questo punto ci ha dato una infarinatura del problema, però chiamiamo in campo il vice sindaco che tra le varie mansioni ricopre appunto quello di assessore ai servizi sociali. Quindi ecco, vorremmo adesso sentire il vostro rapporto di amministratori con il centro. Sì, allora è una delega, innanzitutto tengo a premettere che io ho fortemente voluto e di questo ringrazio il sindaco Massimo Paolini che mi ha concesso tra le altre anche questa. È bello prendersi cura delle persone, diciamo delle fasce deboli, in questo caso le persone anziane, così come magari anche dei bambini o delle altre persone che sono in difficoltà. E quindi questo centro diurno è una realtà molto importante per la nostra città di Montefiascone perché è un centro bellissimo, ci sono moltissimi iscritti e si fanno molte attività. Innanzitutto il Comune come istituzione è presente perché diciamo, noi provvediamo come amministrazione a sostenere i canoni di locazione della loro sede sociale e poi comunque molte iniziative che noi promuoviamo e gli siamo vicini perché da loro veramente si può solo che imparare, per noi sono un tesoro, sono veramente preziosi, quindi diciamo, partecipiamo e gli garantiamo i soggiorni estivi alle terme, per cui sono soggiorni molto importanti sia dal punto di vista della salute ma anche dal punto di vista sociale, perché ecco gli togliamo il pensiero del viaggio che per loro potrebbe essere un pochino pesante e poi garantiamo anche la ginnastica dolce che in parte attraverso contributi regionali noi come amministrazione possiamo quindi rimborsare e poi molte altre attività abbiamo ecco, fatto. A questo punto torniamo dal Presidente, come ha inteso l'amministrazione vi porta come si dire in pianta dei mani, però da lei vorremmo sapere un po' queste varie attività. Come le sentite? Come le esprimete? So che avete una certa vitalità, che tra l'altro fate anche opere, diciamo, di sostentamento sociale. Certo. Allora, soprattutto ringraziamo l'assessore perché è stato molto vicino a noi, sta molto vicino a noi. Noi esponiamo tante cose, andiamo per esempio a Villa Serena, lì fa una festa grandissima, poi veramente facciamo gite, gioco delle carte, tutto quanto quello che serve per gli anziani, pranzi sociali, gioco mare, tutte queste cose praticamente sono riferite sempre al discorso di prima, dobbiamo cercare di fare tante cose, più cose facciamo e più saluto diamo all'anziano, perché l'anziano ha bisogno, non è più l'anziano una volta, l'anziano oggi è più bisognoso di questo centro, perché il centro anziani è punto di riferimento dove uno non c'ha posto per andare e allora praticamente è quello lì, punto di riferimento, viene lì e passa la serata e balla, fa tutto il fare. Qui volevo intervenire, la interrompo un attimo ma è doveroso. Io so che in queste vostre attività voi fate anche qualche opera di bene,
con i soldi che rimediate in queste attività che fate, tra cui c'è stata la donazione delle lampade all'ingresso del nuovo cimitero. Ecco, io vorrei sapere da lei, proprio come che è il presidente, questi vostri gesti in che ottica vengono recepiti e come gli anziani condividono. Non solo le lampade che abbiamo dato al cimitero, ma abbiamo fatto tantissime cose. Per esempio, abbiamo illuminato la Madonna di Villa giù, Villa Serena. Abbiamo dato sempre un contributo a tutti gli ammalati. E poi abbiamo fatto tantissime cose. Abbiamo dato, per esempio, le ridoni alla Falisca, all'ambulanza. E poi. Ora in mente tante cose mi vengono, però comunque noi ogni anno diamo sempre un grandissimo contributo a tutte le associazioni che vanno sempre a favore dell'anziano, perché l'anziano ha bisogno dell'ambulanza, per esempio, diamo sempre un grandissimo contributo, diamo solamente tantissime altre cose che le cose che servono, sempre riferito all'anziano che deve essere protetto e guidato nel senso giusto. Ecco, a questo punto la interrompo di nuovo perché torniamo dal vice sindaco. Ecco, come vede, voi date, loro danno, questa simbiosi e al tempo stesso quasi uno scambio, per cui l'anziano credo che facendo questi gesti si senta rivalutato e si senta ancora utile alla società. Ecco, sentiamo la vice sindaco che cosa riflette su questo. Io veramente come amministrazione comunale devo ringraziare il presidente Ugolini e tutto il comitato per la loro vicinanza e la grande disponibilità che ci danno ogni volta vogliamo fare un progetto. Abbiamo fatto progetti importanti anche nonni e nipoti dove abbiamo potuto fare uno scambio generazionale e culturale e da loro veramente c'è sempre da imparare. Io dico sempre per noi sono dei nonni e veramente ecco, dobbiamo stare vicino loro, è veramente un piacere. Abbiamo fatto anche tante iniziative anche con i carabinieri, con l'arma dei carabinieri sempre presente e attenta nel nostro territorio per prevenire anche le truffe che sono purtroppo all'ordine del giorno nei confronti degli anziani. Quindi in una sorta di protezione ci sentiamo anche di doverli proteggere. E molto bello è stato anche questa festa che loro hanno voluto fare insieme a noi a Villa Serena, dove una generazione, diciamo, di anziani hanno donato un sorriso il giorno della Madonna dell'Immacolata agli ospiti di Villa Serena che avevano bisogno, quindi hanno portato tanta allegria e queste sono giornate che lasciano veramente qualcosa, lasciano veramente il segno e di questo noi vi vogliamo ringraziare, Presidente. A questo punto abbiamo parlato di diverse cose e il Presidente è stato molto esplicito nel segnalarci alcune attività, ma io vorrei rivolgere una domanda alla segretaria che sta lì molto attenta. Lei è quella che coordina, registra, tiene tutto in ordine. E il suo pensiero su questo è un lavoro faticoso? No, non è faticoso, è piacevole, molto piacevole, mi piace molto. Un'altra cosa che vorrei sottolineare, che il Presidente ce lo dovrà confermare, il luogo dove state, che è un luogo tra l'altro abbastanza bello, salubre, verso il lago, ecco, ci illustri la sede vera e propria. Dunque, noi stiamo in un punto bellissimo. Bellissimo, qualche cosina ce l'hanno a mancare, però tutte le cose si possono avere, no? Perché logicamente, essendo 400 persone, non è facile trovare tutto il parcheggio e tutto quanto. Però siamo contenti, contenti in due maniere: contenti che il comune, il signor sindaco, l'assessore, probabilmente ci dà grandissime cose, ci paga alcune cose e ci sta sempre vicino. E noi siamo fieri, fieri, e anch'io. Nella qualità di presidente ormai 12 anni sono lì, sono contentissimo perché anche il comitato è stato ben collaborativo, abbiamo fatto tutti questi progetti, queste cose bellissime, sempre nel discorso finalità per noi anziani, perché anch'io sono anziano, anch'io ho circa 80 anni, non di Ma non meno. li dimostra. Ecco, Allora questa è la cosa più bella, dobbiamo dire quasi quasi viva gli anziani, perché gli anziani sono la parte più bella del mondo, perché abbiamo dato tutta la nostra vita per cosa? Ora dobbiamo cercare noi che dirigiamo questo centro, insieme con l'assessore, dare ancora più vita, dare ancora più orgoglio e dare tutti i ringraziamenti a queste persone che ci seguono così fieri.
Auguri a tutti di buon anno e nell'augurare questo voglio dire che ben vengano le occasioni come questa dove si può stare insieme e diciamo è molto forte quindi il senso di appartenenza ad una società civile, ad una comunità civile con la presenza delle istituzioni, delle famiglie, delle persone, delle autorità civili, militari e religiosi e che sia per tutti un anno sereno e felice.